Comunque, prego, consigliere Ferrando. Non è un suo problema dare precedenza. Prego. Dunque, io volevo dire alcune cose, no? Intanto mi ha stupito un po' Vaccarezza. Qui non stiamo facendo interpretazioni, qui stiamo violando una legge, palesemente violando una legge della regione sull'istituzione del Coreco. E mi pare ancora di più strano che gli uffici probabilmente non saranno stati a conoscenza di tutto quello che abbiamo sentito stamattina, documentato da documentazioni di tutti i tipi, abbiano dato un parere positivo, che quella cosa lì sarà un po' da verificare. Poi sai, non è che qui ogni tanto capisco che rispetto a quello che succede in Italia, rispetto a un Mattarella che ha dovuto intervenire a gamba tesa per non mettere il ministro degli esteri, uno che ha fatto dell'anti-europeismo la sua molto meno portante, però sono sempre cose gravi queste sono cose gravi perché minano il tessuto sociale e democratico di questo paese. Io sono stato anche contento di sentire Alice Salvatore descrivere questa giovane donna bravissima e io sono contentissimo, la potrei anche, però ho anche sentito un silenzio assordante di dare un giudizio su quali sono le caratteristiche della candidatura di Tofi. Perché io ho visto i 5 Stelle fare dei sfracelli per molto, molto meno. Adesso anche se tu dire che non è una questione di sostanza, non di forma. I 5 Stelle, ripeto, hanno fatto barricate per cose molto meno gravi. E a lei ho fatto un bel discorso, dice Salvatore. Però io qui là se l'ho visto, Là si vede, perché è la prima volta che passiamo sopra loro che sono sempre stati, come dire, i paladini della giustizia, delle cose fatte giuste, del rispetto delle leggi. Oggi ho visto che questo rispetto qui non c'è più. Là si vede, basta aprire gli occhi e stare a vedere. Comunque, quello che dico io è che qui si viola una legge che se c'è va rispettata, palesemente una violazione palese, sicuramente frutta di uno scambio politico dietro che anche lì si vede grosso come un elefante, e queste sono cose gravi, perché quando in un paese democratico cominciano a succedere di qui e di là cose di questo tipo, poi magari i tempi si imbruttiscono e diventano bui. Quindi anch'io invito il presidente Toti, lo sa che io sono sempre stata una persona moderata, una persona che riflette, una persona che non prendo mai posizioni a senso unico, ma cerco sempre di sposare quello che è il meglio, soprattutto per i nostri cittadini che noi qua rappresentiamo, di fare una riflessione, di magari richiedere agli uffici che nel frattempo magari si sono formati meglio, hanno potuto avere materiale a disposizione per ridefinire il giudizio sulla legittimità di questa candidatura, perché qui è palese che non è legittimo, e quindi io non credo che gli uffici avessero conosciuto tutto quello che abbiamo sentito, l'avrebbero detto. Quindi ripassare una volta ancora a questo vaglio di legittimità, e la prossima volta, caso mai, come dire, leggeremo il Coreco la prossima seduta del Consiglio regionale. Grazie consigliere Ferrando.